Questo video porta delle riflessioni che riguardano il tema dell'origine dell'uomo e della sua evoluzione. Innanzitutto partiamo dalla considerazione che il cammino dell'uomo procede secondo una direzione evolutiva, vale a dire che notoriamente intendiamo assegnare allo scorrere del tempo, in relazione ai capitoli di civiltà, un valore positivo di crescita e di maturazione. Osservando la storia, difficilmente inforchiamo il cannocchiale dal verso opposto e voglio intendere con questo che il punto presente rispetto al passato rappresenta un progresso. Questa tendenza positiva è generalmente riscontrabile in molti sistemi che studiano l'origine dell'uomo, da quella creazionista a quella scientifica e biologica. B'è da dire che nel frangente religioso, però, spesso si fa riferimento ad un'alba dorata, ad un tempo in cui l'uomo godeva dei privilegi di un Eden, ma ad eccezione di questo paradiso in terra che fu momentaneo e che presto venne abbandonato, solo le dottrine orientali prevedono che un corso circolare degli eventi, in cui si alternano stati di progresso e stati di declino, fermo restando che di ciò se ne fa soprattutto un concetto spirituale e morale, ma mai biologico. Se consideriamo l'uomo nella sua interezza, se non separiamo dunque gli aspetti intellettuali dalla biologia, constatiamo che il raro campo che considera la possibilità che l'esistenza umana possa volgere nelle due direzioni, quella evolutiva o involutiva, sia sul piano fisico che su quello spirituale e intellettuale, è il campo della conoscenza esoterica. Nell'esoterismo, soprattutto di scuola teosofica e gnostica, l'antropogenesi è spiegata con l'apparire e col susseguirsi di differenti razze umane, ciascuna con specifiche caratteristiche fisiologiche e spirituali. Frequentemente si afferma che l'attuale umanità conservi solo piccole ed inesatte porzioni di memoria del proprio passato, per il fatto che in modo periodico sulla Terra si verificano immani cataclismi che resettano la storia umana planetaria. Per molte ragioni che sarebbe complesso e per me anche forse impossibili da spiegare, le dottrine esoteriche sono sempre state relegate ai margini della cultura ufficiale, lasciando il campo libero alle diatribe tra la scienza e la religione. Con l'illuminismo, la religione che in passato si occupava della totalità dei misteri della vita, fornendone spiegazioni attraverso le sacre scritture, venne relegata di forza al solo campo della spiritualità. In questo terreno, il razionalismo materialista a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo sviluppò degli assunti che ancora oggi condizionano fortemente la nostra visione intorno ai fatti che spiegano la comparsa dell'uomo sulla Terra. Il tentativo coraggioso degli scienziati di trovare delle teorie risolutive si cristallizzò nei saperi divulgati dalle accademie. Com'è comprensibile, alcuni studiosi ebbero più fortuna di altri, perché le loro tesi apparvero convincenti, ma forse anche perché furono propizie e strumentali agli eventi che si svolgevano sullo scacchiere più ampio della politica e dell'economia per la costruzione di un nuovo ordinamento sociale. Così oggi, seppure non manchino convincenti teorie alternative e recenti scoperte archeologiche aprano nuove prospettive, l'origine dell'uomo è spiegata appellandosi scolasticamente alle logorate teorie dell'origine della specie elaborate da Charles Darwin. Quando lo studioso Charles Darwin si imbarcò a bordo del Beagle, che in 5 anni di navigazione gli permise di studiare un gran numero di esemplari di piante, animali e minerali di terre lontane, egli era ancora un tiepido sostenitore della storia biblica della Terra e scettico riguardo alla mutabilità della specie. Ma grazie ad un taccuino di viaggio dove scrisse le sue riflessioni, sappiamo che alla fine della lunga spedizione scientifica, Darwin era in procinto di elaborare una nuova personale teoria. Nel 1837 iniziò ad occuparsi delle cause evolutive, ma l'impronta materialista delle sue congetture lo resero molto cauto rispetto ad una possibile pubblicazione, preoccupato di come avrebbero potuto essere recepite dal mondo scientifico e soprattutto dal mondo religioso.
Darwin dedusse che tutte le specie discendessero da una linea evolutiva lunga milioni di anni, entro cui si susseguirono enormi variazioni che dal ceppo originario produssero molteplici specie. Nonostante i ritrovamenti fossili sembrassero confermare le teorie di Darwin, una larga parte dell'opinione pubblica e scientifica si trovava in netto conflitto con la sua teoria, a motivo delle implicazioni che questa aveva circa il posto dell'uomo all'interno della storia evolutiva. Ma nel giugno del 1858 accadde che lo studioso e collega Alfred Russel Wallace, anch'egli sulle tracce dei medesimi meccanismi evolutivi, inviò a Darwin una lettera con allegato uno scritto in cui esponeva in sintesi la sua stessa teoria. Allarmato dall'idea di essere battuto sul tempo, Darwin decise di proporre una breve presentazione delle sue scoperte alla Linnean Society per garantirsi la paternità della teoria evoluzionistica, mettendosi al riparo da qualsiasi pretesa priorità da parte di Wallace. L'anno successivo, Darwin diede alle stampe il libro On the Origin of Species by Natural Selection e fu da subito un gran successo, vendendo più di 1200 copie in un solo giorno tra un pubblico che era composto da curiosi, naturalisti e una chiesa allarmata. Oggi alcuni studiosi di questa vicenda sono meno indulgenti nei confronti di Darwin, sostenendo che egli praticamente plagiò i contenuti del povero Russel Wallace. Ma anche se la paternità della teoria evoluzionistica sfuggì di mano a quest'ultimo, nel corso della sua carriera poliedrica non mancarono i riconoscimenti. Soprattutto, nonostante fosse sicuro che la selezione naturale giocasse un ruolo chiave nell'evoluzione delle creature, Wallace non se la sentì mai di estendere tale meccanismo materialistico allo sviluppo delle facoltà intellettive e morali dell'uomo. In questo giocò senz'altro il fatto che egli fu un convinto spiritualista e fu studioso dei fenomeni occulti, e in tale ambito, secondo lui, avrebbero agito nuove forze ancora ignote, quantunque non invisibili, come testimoniavano le apparizioni degli spiriti e di certi fenomeni arcani che avvenivano durante le sedute spiritiche. Alfred Russel Wallace morì nel 1913 all'età di 90 anni, nel tempo in cui le teorie evoluzionistiche di Darwin fertilizzavano questo occidente culturale, mutuandosi nel sociale e versandosi nel materialismo di stampo marxista. Sebbene Darwin non si possa ritenere il diretto responsabile del darwinismo sociale, la sociologia evoluzionista, che fa capo al filosofo inglese Herbert Spencer e altri autori, tra i quali Ernst Haeckel, padre del social-darwinismus tedesco, nonché di Francis Galton, cugino di Darwin e teorico dell'eugenetica moderna che ho citato nel video 44, è indubbio che le formulazioni di Darwin in merito alla selezione degli istinti sociali e al correlato accrescimento delle capacità mentali e tecnologiche dichiarano il sopravvento della cultura, della civilizzazione sulla natura. Il concetto di sopravvivenza del più adatto di Spencer fu entusiasticamente adottato da molti governi e poi anche dalle dittature di entrambi gli schieramenti, dato che la teoria si presta a giustificare qualunque oppressione dell'uomo sull'uomo, non solo di stampo razzista. Da questo punto il darwinismo si dimostrò estremamente versatile e in quegli anni vi fu anche chi designò gli ebrei come razza superiore. Fu il caso del botanico svizzero Arnold Dödel, che sostenne la loro superiorità in quanto popolo che, avendo subito tante persecuzioni, aveva sviluppato una selezione naturale in favore dei migliori. Un altro punto di divergenza tra la teoria evoluzionistica ed il razzismo è che la prima suggerisce o ipotizza una genesi unitaria della specie e la sua successiva differenziazione in etnie, mentre il razzismo presume che le razze siano presenti fin dal primo apparire della specie. In questo clima culturale non ci si può esimere dal segnalare il pensiero di Cesare Lombroso, ebreo, liberale, ma l'antropologia criminale da lui fondata diede un importante contributo al razzismo,
poiché l'idea che le caratteristiche fisiche rispecchiassero le condizioni mentali sancì la degenerazione come un segno di innata criminalità, una inesorabile condanna alla perdizione. Anche se questo non è il momento di approfondire se tale concordanza di idee che si tradussero nella società del XX secolo fu una germogliazione spontanea oppure se fu una pianificazione strategica da parte di un'élite, consiglio per chi fosse interessato di approfondire la loro provenienza, di sondare gli intrecci e i legami, talvolta anche parentali, che tessono una invisibile rete di collegamento tra i filosofi, gli scienziati, i politici di quest'epoca. Vi furono anche personaggi molto interessanti schierati tra le fila dei contrari. Uno di questi fu indubbiamente Jean-Louis Rodolphe Agassiz, biologo, zoologo, paleontologo, ittiologo, alpinista e glaciologo svizzero. Nel XXI secolo, la sua resistenza all'evoluzione darwiniana e il razzismo scientifico evidente nei suoi scritti sul poligenismo umano hanno offuscato la sua reputazione. Agassiz credeva che il libro della Genesi raccontasse solo l'origine della razza bianca e che gli animali e le piante della Bibbia si riferissero solo a quelle specie vicine e familiari ad Adamo ed Eva. Credeva che l'Adamo biblico dovesse essere stato caucasico. Credeva che i redattori della Bibbia conoscessero solo gli eventi locali, ad esempio che l'alluvione di Noè fosse un evento noto solo nelle regioni che erano popolate da antichi ebrei e che gli scrittori della Bibbia conoscessero pertanto solo gli eventi prossimi alla loro regione. Oggi queste posizioni ci appaiono alquanto familiari nelle ricerche bibliche condotte da noti studiosi, anche italiani, ma all'epoca portarono Agassiz ad essere inviso. Pianificata o meno che fosse, la cultura materialista, scientifico-filosofica contribuì a modellare lo stampo che impresse la sua forma agli eventi del Novecento e che oggi si è mostruosamente tramutata nella volontà global consumistica che dirige ogni aspetto della nostra società. Molti studiosi fornirono il loro contributo per arricchire o verificare, talvolta confutare, il pensiero evoluzionista di Charles Darwin, ma per svariate ragioni la teoria andò sempre più calcificandosi, fino a penetrare il confine del dogmatismo, tant'è che ancora oggi affermiamo di credere, oppure di non credere, che l'uomo discenda dalla scimmia, scavalcando il pragmatismo e l'empirismo della scienza stessa. Anche i recenti e costanti ritrovamenti che parlano della storia dell'uomo potrebbero raccontarci un passato forse diverso, se sapessimo ascoltarlo, e in futuro potremmo considerare le teorie della scimmia uomo delle ridicole insulsaggini. La mia personale opinione è che, soprattutto sulla questione dell'origine dell'uomo, la verità sia stata pesantemente avvelenata. L'origine dell'uomo rappresenta la questione principale della nostra esistenza, la cui conoscenza ci è indispensabile, quanto il voler conoscere quale sarà il nostro destino decretato con la morte. Dovremmo capire che entrambe le cose sono un nostro diritto e che non è possibile indirizzare il nostro spirito e condurre la nostra esistenza lungo una traiettoria di cui ignoriamo il punto di origine. Ma ho il presentimento che le strade della ricerca scientifica, filosofica, spirituale, tecnologica, ogni volta che si intersecano, producono un punto di un tracciato che sempre più rivela le coordinate dell'antica conoscenza esoterica. Così, per esempio, il quadrante temporale che racchiude la preistoria si va via via dilatando. Le prime forme di attività umana che fino a non molto tempo fa erano fatte risalire a massimo a 40.000 anni, oggi sono retrodatate fino a 300.000 anni e di molti monumenti megalitici ormai si sospetta un'origine estremamente più remota. Secondo uno studio del 2007, l'andatura bipede è forse molto più antica di quanto si pensi. Alcuni fossili di Morotopithecus bishopi, un primate arboricolo vissuto circa 21 milioni di anni fa in Uganda, presentano forti analogie con le caratteristiche che nell'essere umano consentono di assumere la posizione eretta. Un altro studio del 2013 riferisce che i primi rappresentanti del genere Homo
appartenevano alla stessa specie. Secondo gli studi fatti dal paleoantropologo David Lord Kipagnise sui resti di un ominide vissuto quasi 2 milioni di anni fa. Poi c'è la scoperta di migliaia di utensili di complessa lavorazione e risalenti a 385.000 anni fa, che sembrerebbe deporre a favore di un'uscita dei sapiens dall'Africa molto più precoce di quanto ipotizzato. 7.000 strumenti di pietra dalla lavorazione sofisticata sono stati rinvenuti nello stato indiano del Tamil Nadu. Gli scavi hanno riportato alla luce lame e punte scheggiate ricavate da questi uomini primitivi tra i 385.000 e i 172.000 anni fa, con una tecnica di lavorazione complessa che abbiamo già riscontrato in altri contesti associati alla nostra specie. Poi, nella contea di San Diego, in California, sono state rinvenute ossa di mastodonte spezzate e scavate con utensili da macello, che testimonierebbero la presenza di cacciatori in America 130.000 anni fa, retrodatando di oltre 100.000 anni la presenza dell'uomo sul nuovo continente. È provato anche che i sapiens arrivarono in Cina almeno 120.000 anni fa. Nel lungo albero genealogico della stirpe umana spuntano nuove diramazioni e il bagaglio genetico si mescola in modo sempre più complesso. Delle specie che sembravano sequenziali ed allineate rispetto allo schema evolutivo prospettato da Darwin, oggi non lo sono più. L'archeologia accademica, quando non tace, si limita anche a mormorare, forse solo, la scoperta di ritrovamenti ossei giganti, antichissimi, e quando messa alle strette ammette al massimo che la specie Neanderthale e Sapiens vissero assieme. L'evoluzione della specie è messa in stallo anche dallo studio di eccezionali casi tratti dal mondo animale, con alligatori, squali, che forse, eccetto per le dimensioni, appaiono identici al passato, occupando il più alto anello della catena alimentare da centinaia di migliaia di anni, senza mostrare alcuna intenzione di cedere il posto alle giovani specie evolutive. Esistono tutt'oggi esemplari di fossili viventi, come il celacanto o la recente scoperta nei mari del Giappone di un rarissimo squalo preistorico ritenuto estinto. Cosa accade? Forse madre natura non segue i nostri schemi mentali? Possiamo ancora specchiarci in madre natura? Ne abbiamo mai fatto veramente parte? L'evoluzione è messa in crisi dalla latenza, poiché finché permangono le condizioni adatte alla sopravvivenza di una specie, esse non ne motivano il cambiamento. È legittimo chiedersi allora cosa sia cambiato nelle leggi naturali in forma eccezionale unicamente per la specie umana, nella direzione dell'intelligenza, che abbia innescato il cambiamento. Scienza e religione confliggono su questo punto e ritroviamo lo slittamento dei piani, quello biologico e quello spirituale, che sono pacificati però nell'esoterismo. Esistono facoltà umane che sono le capacità di formare concetti astratti di spazio e di tempo, di eterno, come la capacità di provare un'intensa emozione artistica e la capacità di elaborare nozioni astratte che rendono possibili le scienze della geometria e dell'aritmetica. Possiamo chiederci come sono riuscite tutte queste facoltà ad emergere la prima volta in un'epoca in cui non sarebbero state di alcuna utilità per l'uomo nella sua primitiva barbarie. Se dunque le facoltà intellettive dell'uomo attuale erano da sempre presenti, ma non tutte utilizzate in Homo sapiens oltre 100.000 anni fa, come si potrebbe attribuire alla selezione naturale la loro origine? In uno dei miei primi video ho condiviso delle riflessioni che riguardavano il punto di accesso ai vari livelli di conoscenza. In quell'occasione, oltre alle categorie degli iniziati e dei visionari,
coniai la definizione dei finiti, vale a dire la categoria dell'uomo comune che procede nel pantano della menzogna, rispetto alla quale io mi sento di appartenere. Dunque, come ho ribadito più volte, non ho la verità in tasca e non intendo millantare alcuna verità presa a prestito. Procedo semplicemente con il mio passo. Eppure sono convinto che lungo il cammino, affinando le qualità dell'attenzione e dell'intuito, ci sia dato di separare il vero dal falso, anche a costo di molta fatica. Nella teosofia si parla di 7 razze radice e delle rispettive sottorazze, che ciclicamente si susseguono e che vestono la monade della qualità dell'esperienza per riflettersi nel piano divino. Alcuni maestri gnostici, con dovizia di particolari, descrivono le antiche civiltà che ci hanno preceduto, come quella lemuriana o forse come quella atlantidea, e delle quali siamo per certi aspetti solo un pallido riflesso. Altre fonti riportano la natura stellare delle attuali stirpi terrestri. Noi siamo gli antichi emigranti di pianeti estinti, eppure oggi troppo lontani per farvi ritorno. Forse questa terra è una prigione e noi stiamo scontando la nostra esatta pena, diluendo il karma di esperienze passate. C'è anche qualcuno che sostiene che sì, con le scimmie forse abbiamo qualcosa da spartire, forse perché segnano il punto in cui la natura, senza essere assistita dai vigilanti superiori, dai reggenti planetari, tentò di creare da essa stessa delle creature senzienti. Altri addossano la responsabilità alle copule selvagge degli atlantidei che si mischiarono agli animali. Ulteriori ipotesi profilano esperimenti genetici selettivi e che una razza superiore ad un certo punto decise di produrre una qualità di umanoidi schiavi. Lascio a voi la libertà di imboccare la strada che ritenete più congeniale. In quanto a me, ho la sola certezza di rifiutare l'opzione darwiniana. Ma non perché io mi senta svilito dall'essere equiparato ad una scimmia, che reputo anzi essere una potente, splendida e invidiabile creatura per la quale tutto sommato varrebbe la pena inforcare il cannocchiale evolutivo al contrario, ma perché negli assunti scientifici darwiniani scorgo una logorata, antichissima e letale dottrina della sottomissione. Un saluto e alla prossima.